Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senape che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Cari amici, dopo aver attraversato nella liturgia e nella vita la Quaresima, la Pasqua e le ultime feste, riprendiamo ora il tempo ordinario con le sue domeniche per annum. La domenica riscopriamo la bellezza e riprendiamo a viverla di questo giorno. La domenica è il giorno del Signore, è l'immagine della festa, è il giorno della Chiesa attorno all'Eucaristia, alla Messa. Dicevano i nostri vecchi: senza la Messa non è domenica. Mi colpiva un episodio della storia dei martiri. Siamo nei primi secoli, nel 300, quando durante la persecuzione alcuni cristiani vengono sorpresi a celebrare la messa. E allora sono fermati, perché c'era il divieto di celebrare e la pena era la morte. Alla domanda perché avete fatto questo gesto che vi era stato vietato, quel gruppetto di cristiani risponde così: sine dominico non possumus, e furono condannati a morte. Senza la domenica, senza il giorno del Signore, non possiamo vivere. La messa, cari amici, è un fatto talmente poderoso e oggettivo che non può essere lasciato al nostro sentimento. A volte si sente dire anche tra di noi: vado a messa quando mi sento, vado a messa quando posso. Quando ero piccolo, ricordo, i miei genitori nel paesino dove si viveva mi portavano alla messa. Vedevo delle persone venire da molto lontano, a volte portando anche i loro bambini sulle spalle, con un'ora di cammino in andata e un'ora di ritorno, per stare alla messa. Non avevo ancora afferrato tutta la portata di quel gesto, ma mi è rimasta in testa che doveva essere un gesto parecchio, parecchio importante per quelle persone. Un'altra cosa da prete è un modo commovente quando il prete vede venire alla messa intere famiglie, nonni, bambini, genitori. Mi colpiva un bambino in questi giorni, dopo la prima comunione, viene in sacrestia, mi saluta, mi ringrazia e mi dice: ma allora, Don Severino, quando si va alla messa ci si mette in contatto con Gesù. È proprio così, grazie di questa certezza. È proprio così, in contatto, ci si mette in contatto con Gesù, viviamo questo contatto. Il cristianesimo non è un'idea, ma è un contatto. Siamo
alla undicesima domenica per annum. Oggi il Vangelo ci presenta la storia del seme con due parabole. È la storia di Dio con gli uomini. Gesù Cristo è chiamato il seminatore, colui che getta i semi nel cuore delle persone. È la storia del seme, che è sempre un inizio. Noi iniziamo sempre grazie a un seme che viene gettato nella vita e siamo stati chiamati dal Signore a collaborare nel gettare questo seme. Gesù Cristo ci dice: venite a darmi una mano a gettare il seme nella vita degli uomini, tant'è che a volte si dice, quando si saluta una persona, ha seminato davvero bene nella sua vita. Questo seme si manifesta nella nostra vita come una cosa piccolissima, un accento di verità, di bellezza che ha sentito in un incontro, in una parola, in una messa, in un momento importante della tua vita, però ha proprio l'aspetto di un seme piccolino, tanto, tanto piccolo che a volte puoi dire non è niente. E invece se in quel seme ci metti gli occhi, ci metti il cuore, ci metti il tuo impegno, la tua libertà, come quel piccolo seme nel tempo e nel tempo di Dio, perché il tempo del germoglio lo conosce solo il Signore, diventa una pianta grande, una grande quercia, dove tu scopri che la tua vita è bella, è buona e diventa utile anche al mondo. Vi lascio a commento di questo canto, di questo brano di Vangelo, un canto semplicissimo e bellissimo del cantautore cristiano Claudio Tieffo, per riscoprire, sentendolo, la gratitudine a Dio di aver messo un seme nella nostra vita. Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Buona domenica a tutti. Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino.